Rooming in non vuol dire lasciare da sola la mamma, anzi vuol dire aiutarla in un processo naturale di relazione con il bambino. Prosegue il dibattito sul rooming in dopo il drammatico caso dell'ospedale Sandro Pertini di Roma, dove nella notte tra il 7 e l'8 gennaio nel reparto di ginecologia un neonato è morto dopo che la madre che lo stava allattando si è addormentata distrutta dalla stanchezza. È ovvio che se la mamma è stanca e chiede aiuto, questo aiuto deve essere fornito. Lasciarla da sola non vuol dire promuovere una sana relazione con il bambino, anche perché la sana relazione nasce dalla serenità della mamma. Una tragedia che ha subito sollevato la voce di molte madri. Noi parliamo della nostra come una civiltà. Ogni tanto mi prendono dei dubbi. Uno schema culturale che vede una donna da sola con il proprio neonato non è uno schema culturale, naturale e sano. La pratica del rooming in permette alla madre e al neonato di restare insieme 24 ore su 24 durante la permanenza in ospedale subito dopo il parto. Si tratta di un servizio attivo da anni anche all'ospedale San Donato di Arezzo. In pratica il contatto pelle a pelle, il mammese, questo linguaggio particolare che naturalmente la mamma, non ci dimentichiamo i padri, usano per comunicare con il bambino. L'allattamento al seno che va promosso, ma lo sottolineo, non vanno colpevolizzate assolutamente quelle donne che non ce la fanno, perché quello che conta è la sana relazione fra la mamma e il bambino. Questo permette un sano attaccamento, una sana costruzione di quella base sicura su cui ognuno di noi poggia i propri piedi per camminare nella vita.